firmato l'accordo tra Thales Alenia Space Italia ed Università di Torino. Quali sono i contenuti e gli obiettivi? Ma i contenuti sono quelli di rinforzare quello che è un rapporto con la parte accademica del territorio, perché noi come azienda ci teniamo a consolidare questo tipo di dialogo che, al di là insomma, dei formalismi come oggi attraverso un accordo, ci sono sempre stati e tendono a guardare quello che è l'esigenza da una parte dell'industria di avere una grande spinta verso la parte di innovazione e di ricerca e dall'altra sul mondo accademico per avere un dialogo che non sia solo monodirezionale da accademia e industria, ma anche dalla parte industriale che guarda sulla parte accademica. Concretamente, quindi, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di avviare dei tirocini formativi attraverso tutta una serie di materie abilitanti, condividerli insieme per avere un passaggio comune su quelle che sono delle finalità per il mondo del lavoro del futuro, quindi lavorare concretamente su dei progetti, delle iniziative che noi abbiamo come industria, su dei programmi effettivi e di guardare il futuro insieme con grande ottimismo. A chi sono rivolti? Beh, sono rivolti sicuramente agli studenti dell'università, di tutte le varie discipline, non solo quelle strettamente tecniche, ma anche quelle un pochino più, diciamo, più allargate, se passiamo anche sulla parte, diciamo, della biologia, della psicologia. Quindi guardiamo a tutte quelle che possono essere le dottrine e guardiamo quelli che sono i percorsi. Il futuro di questo accordo? Collaboriamo da tempo, oggi abbiamo deciso di sottoscriverlo perché ci teniamo sempre di più a avere una collaborazione non solo, ripeto, con la parte accademica, che entra con quelli che sono già i rapporti che abbiamo con il territorio, con la provincia, il comune e le istituzioni locali, quindi diventa un accordo un po' a tutto tondo. Che tipo di rapporto è quello con la parte accademica? È un rapporto di vicinanza, di dialogo, di collaborazione, di guardare insieme verso il futuro, per la formazione di quelli che sono i talenti che noi in un futuro prenderemo presso le nostre compagini e guarderemo su quello che è il mercato. Questo accordo tra Thales Alenia Space e l'Università di Torino prevede una collaborazione in diversi settori scientifici. Quali? Di molti settori scientifici, perché noi pensiamo che l'importanza di Thales Alenia per il territorio piemontese dia la possibilità all'Università di sviluppare iniziative in molti nuovi settori, che vanno dalla chimica alla fisica, dalle biotecnologie alla psicologia e altri aspetti tali per cui, diciamo, l'impatto complessivo dell'Università con questa azienda vada appunto nella direzione di fare sistema per far avanzare l'innovazione nel nostro territorio. Si parla di percorso formativo, di progetto formativo? Si parla anche di progetti formativi, perché noi partiamo sicuramente da quelli che in questo accordo sono gli aspetti relativi allo sviluppo di ricerche, ma collegate a queste iniziative ci sono i percorsi formativi, che comprendono appunto da un lato, diciamo, la partecipazione a master congiunti, dall'altro i temi di, diciamo, di formazione che arrivano da questo tipo di collaborazione. Le vostre prospettive con questo accordo? Noi ci aspettiamo di riuscire, come si dice spesso in queste occasioni, a fare sistema, ecco, per partecipare insieme a progetti europei, a progetti dell'ESA e a farci anche sentire, diciamo, in maniera congiunta per quanto riguarda interlocutori regionali.